Sindaco, prima edizione di questa bellissima manifestazione, com'è andata? Direi benissimo, cioè non c'è niente che non ha funzionato, a partire dai residenti che non hanno avuto nulla da dire, sono stati disponibili, veramente c'è stata una collaborazione. Poi tutto il volontariato che ha partecipato in maniera totale, non so chi ringraziare, ringrazio tutti che così sono tutti compresi. Il tempo anche che ci ha sostenuto, ma poi questa manifestazione con il ricordo è qualcosa di particolare. Sono felicissima che sia stato scelto questo luogo, in questo contesto anche di premiazioni. Meglio di così non credo potesse andare. E possiamo dire che questa zona ha rianimato Fiorano negli ultimi anni, avete investito tanto ed è qui da vedere. Allora, è stato investito in una maniera, diciamo, diversa, cioè abbiamo fatto un bando di gara, Renato Manfredotti l'ha vinto, ha messo tutti i suoi risparmi, abbiamo fatto una convenzione e oggi il parco è veramente è pieno di vita, è pieno di bambini, è a norma la cosa che, perché altrimenti avrei dovuto chiudere, il patto di stabilità ci obbliga. Non si può fare tutto nella vita, ci vuole qualcuno che ci sostiene, grazie a questi privati che aiutano il pubblico. Allora Enos, com'è andata, come ti è sembrata sia la parte della gara che la parte del pubblico? Allora, la manifestazione diciamo che è andata benissimo, anzi direi ancora meglio di benissimo, il tempo ci è voluto bene, la gente del posto ho visto che ce n'era parecchia e ha collaborato, ci sono state parecchie persone che ci hanno dato una mano e quindi questo è importante. E poi c'è stata parecchia gente anche, un esempio, cioè la sera eravamo qui a mettere su le trombe, per esempio eravamo fuori dalla pizzeria, il pizzaiolo è venuto lì, ci ha detto se vi offro una pizza la mangiate, e io ho detto a quel prezzo lì non si può rifiutare. Eravamo in un altro posto, c'è un signore con un cabaret, ci ha offerto il caffè. Cioè questo cosa vuol dire? Che le persone che c'erano qui hanno capito che bene o male stavano facendo qualcosa per il paese, quindi non eravamo qui solo per creare casino, per confusione, però eravamo qui per portare anche qualcosa al paese di Fiorano. Parliamo un po' anche di questo sport, insomma, è spettacolare, i piloti come si preparano? Beh, i piloti che erano qui sono tutti piloti che sono stati invitati, perché sono un gruppo di appassionati di car che bene o male vanno nei cartodromi magari la domenica. E tra un cartodromo e l'altro abbiamo deciso di fare qualche spettacolo nei paesi, diciamo. E visto che l'amico Guerini, il Franco, ci aveva chiesto con l'amministrazione comunale se gli davamo una mano per organizzare questa manifestazione, abbiamo colto subito al volo l'occasione e abbiamo detto sì, cioè, senza neanche consultarci abbiamo detto sì, ci siamo. Siamo partiti e siamo arrivati qui e siamo contenti. Quindi grande successo e ringraziamenti doverosi. Sì, beh, vorrei ringraziare innanzitutto l'amministrazione comunale e poi più che altro scusarci con le persone che abbiamo creato sicuramente qualche disagio, però penso ne sia valsa la pena. E ringraziare tutte le persone che c'erano sul percorso, tutte quelle persone con quelle magliettine, con quei cappellini. Cioè grazie anche a merito a loro se possiamo fare queste manifestazioni, perché senza di loro questo non si potrebbe fare. Un grazie a tutti.